Il turismo c'entra sempre, ma più che parlare di turismo ormai si parla tutti concordemente di turismi. E quindi parlando di turismi, nei turismi è racchiuso tutto, dalla cultura, all'enogastronomia e quant'altro. E quindi è anche lo sviluppo economico necessariamente legato a quello. Ormai è universalmente riconosciuto che il turismo balneare da solo non paga. E quindi non perché noi che stiamo sulla costa dobbiamo ricordarci e avere benevolenza nei riguardi degli amici all'interno, ma chi sta all'interno è per noi un valore aggiunto perché da soli perdiamo, perché non abbiamo la possibilità di competere con altre località che offrono soltanto il mare e che non hanno la fortuna di avere l'empotere che abbiamo noi, che è una gastronomia e quant'altro. C'è un individualismo da parte delle comunità che non aiuta, per cui teoricamente parliamo sì di territorio, e poi il territorio molto spesso finisce ai confini delle municipalità. E questo è un lato purtroppo che ci penalizza, perché non riusciamo a concretizzare nei fatti quello che ci vede d'accordo tutti quanti quando parliamo in teoria. Ma il problema di fondo, parlando di turismo, è anche un altro, è che in realtà noi abbiamo la presunzione di pensare che gli altri, coloro i quali domandano il nostro territorio, debbano adeguarsi alla nostra offerta. Cioè noi abbiamo da offrire delle potenzialità, però non è che facciamo in modo da capire l'offerta qual è e la domanda qual è. Per cui la domanda è cambiata, può sembrare un assurdo, ma senza che in realtà sia cambiata, nel senso che chi viene a visitare i nostri posti, perché questo è sviluppo, viene chiedendo sempre una camera d'albergo o chiedendo sempre una bistecca. Ma le motivazioni che lo spingono sono diverse e noi dovremmo ragionare anche su quello, che diversamente lo sviluppo, sostenibile o meno che sia, ci mette nella condizione di porci presuntuosamente nella condizione di avere delle potenzialità e di dire che gli altri si devono adeguare a come le devono prendere. E invece l'offerta in questi ultimi 20 anni, la domanda è cambiata tantissimo, pur restando sempre un assunto la stessa. Per cui chi chiede una camera d'albergo, noi non siamo a Milano dove chi chiede una camera d'albergo vuole una camera d'albergo comoda, perché va per altro, va per affari. Chi viene nei nostri territori vuole vivere una emozione, vuole vivere delle relazioni personali, vuole vivere il territorio. Non è il servizio in quanto tale. Diversamente, se noi non riusciamo professionalmente ad offrire questo, a questo lo dobbiamo offrire, sia quando si entra in un bar, non è il caffè che si prende, è la emozione che si deve vivere nel momento in cui si gode di un caffè. Noi dovremmo contribuire a far vivere un sogno e ad elaborare che quello che gli andiamo ad offrire è un qualcosa che per loro deve restare impresso nella mente quando degustano un nostro piatto, quando incontrano i nostri concittadini, loro vogliono vivere delle relazioni umane, vogliono capire noi come viviamo. Se invece noi gli offriamo una bottiglia di vino, che la prendiamo e gliela diamo, anche se è un vino di marca, non viene apprezzato. E questo è il rischio che noi corriamo, secondo la mia personale esperienza. La parola chiave di questo intervento, secondo me, è integrazione, in certi versi, perché si è partito dal turismo, ma si è arrivata all'integrazione. L'integrazione di usi e costumi, in certi versi, consapevolezza rispetto a questo discorso, e l'integrazione di natura territoriale, i confini, per certi versi comunali, che in qualche maniera rischiano di diventare un ostacolo attorno a questa dimensione. E poi l'idea appunto di specializzare in qualche maniera, caratterizzare, in qualche maniera, travasare nell'offerta turistica.